Salve a tutti ragazzi e bentrovati nello scontro finale tra me e Alfred Gammon in questa Best of Three nel VGC 2016. Allora cari, prima di iniziare vi volevo dire che la lotta commentata dal punto di vista di Alfred è presente nella descrizione del video tramite link, così come le nostre due precedenti lotte. Detto questo, vediamo che il team che portiamo entrambi è leggermente diverso dalle nostre due precedenti avventure. Infatti per la prima volta non porto Weavile ma riporto Yveltal e poi porto per la prima volta Mega Salamence al posto del carissimo Mega Mawile, che nella precedente lotta si è fatto molto valere. Anche Alfred porta un Pokémon tra virgolette inedito, ovvero Mega Kangaskhan, che fino adesso non era mai stato utilizzato. Detto questo, diamo il via a quest'ultima lotta. Buona visione! Allora, iniziamo subito con il suo Kangaskhan e Meowstic, Kaulos Meowstic della prima partita che entra in campo come lead contro il mio Salamence e Crobat. Allora, diciamo che come prima scelta non è che sto messo così male, visto che Salamence può fare davvero i bordelli, può fare quello che vuole, e quindi io poi nel frattempo con Crobat potevo proteggermi con Anticipo. Però siccome sinceramente Anticipo era una mossa troppo scontata in questo caso, mi aspettavo che Kangaskhan non andasse a bruciare, quindi me la rischio tra virgolette attaccando subito con il mio Crobat e con il mio Salamence, perché appunto speravo che l'avversario avesse paura del mio anticipo. Così non è, e quindi diciamo che un po' lo prendo in quel posto perché mi scordo totalmente della distorto zona, e adesso dunque purtroppo sono già in una situazione di netto svantaggio. Giocare safe con anticipo e sdoppiatore su Meowstic in questo caso sarebbe stato di certo la scelta migliore, ma purtroppo così non è, e quindi sono costretto a correre ai ripari nella speranza di far finire la sua distrutta zona il prima possibile. Come vedete, in questo caso adesso mi prendo questo bello sdoppiatore da parte di Kangaskhan, che ovviamente non mi uccide grazie alla iniziale prepotenza, e quindi adesso reagisco a questo sdoppiatore con il Dragon Ball che riesce a shottare il Kangaskhan nemico. Purtroppo qui pure mi rendo conto di non aver fatto una scelta geniale, visto che il vero problema non era quel Kangaskhan a meno uno, che ormai non è che poteva fare chissà quanto, ma quel dannato Meowstic che, come vedrete poi nel corso di questa lotta, mi darà non pochi problemi. Nel frattempo però godiamoci questa ennesima archeo evoluzione di prima Groudon, che come vedete adesso è pronto a farci il culetto, perché guardate cosa succede. Allora, si attiva Terra Estrema, e se vi ricordate bene prima cosa è successo, ebbene sì, Meowstic aveva messo salvaguardia, e non è che l'ha messa così a caso Alfred, ha messo salvaguardia essenzialmente per questo, ovvero per poter raddoppiare l'attacco di Groudon come se nulla fosse, in modo da poter sferrare fuoco pugni così a caso e shottare così il mio Yveltal. Qui ha fatto una stronzata pazzesca a proteggere con Salamence e non con Yveltal, però ovviamente ragazzi non potevo sapere a cosa stavo andando incontro. Va bene, pazienza, purtroppo qui la situazione è davvero tragica, ho iniziato davvero male e quegli errori che ho commesso non penso che riuscirò a riscattarli in qualche modo. Comunque sia, non perdiamoci subito d'animo e proviamo a fare qualcosa adesso con il nostro Arcanine, che come vedete si protegge semplicemente. Adesso siamo costretti a subire l'ennesima mossa di quel dannato Meowstic, che praticamente sta facendo quello che vuole, veramente è il padrone di questa partita quel dannato fregnetto, e quindi adesso rimette la gravità che può permettere al suo compagnuccio di poter sparare spade telluriche precise come se nulla fosse. In questa situazione sinceramente non volevo rischiare la guida del mio povero Salamence, e quindi decido di sacrificare il mio povero Crobat e nello stesso turno di provare a salvare la vita del mio Groudon con la doppia Protect, che ovviamente non va in porto ragazzi, ma mi pare che va in porto la doppia Protect, quindi niente da fare, lo spade telluriche agisce a +2 se non sbaglio, e quindi
Indy Groden, che era stato nel frattempo bullato da quel dannato Miosic, va KO, così come il nostro amato Pipistrello, che purtroppo in questa partita non si è fatto valere. Speriamo che si rifarà nella Road to Rank. Va bene, però pensiamo alla lotta, che ormai praticamente è arrivata agli sgoccioli, visto che a me rimane solamente il mio Mega Salamence, che da solo non può fare moltissimo. Quindi, come ultimo sforzo, decido di usare Dragoboride su quel Groudon, che non verrebbe shottato neanche con un brutto colpo. Vabbè ragazzi, volevo togliermi questo sfizio, e quindi la lotta finisce con questo Spada Telluriche violentissimo a più 2, se non era il rosso ancora a più 2, che ovviamente manda KO il mio bellissimo drago aereo di e quindi Alfred si aggiudica la bella. Che dire ragazzi, Alfred in questa partita ha letteralmente dominato insomma la lotta, e mi dispiace un po' che non sono riuscito a gestirla meglio, perché essenzialmente potevo giocare un po' meglio, ma ho commesso un errore dopo l'altro, specie nel sottovalutare il suo Miosic, che mi ha praticamente sdrenato davvero. Tra le tante mosse però che mi hanno particolarmente dato fastidio, ovviamente sottolineo la distorto zona, che ogni volta che me la ritrovo contro mi dà problemi ragazzi, ma ogni volta mi dovete credere. E va bene, pazienza. Spero adesso dunque che questa serie di lotte contro il caro Alfred vi siano piaciute. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e a consultare la descrizione per vedere appunto le altre lotte, nel quel caso ve le siete perse, oppure semplicemente se volete visitare il canale di Alfred. Adesso a me non resta altro che ringraziarvi per essere arrivati fin qui e rimandarvi come sempre con l'appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Un saluto a tutti da Alex Flies. Alla prossima ragazzi! Grazie.